Bowers & Wilkins 801D4 Signature, un sistema da oltre 50.000 euro la coppia, pilotate dal piccolissimo Model M1 di Marantz. C'è qualcuno fuori di segno? Vi racconto com'è andata. Ciao a tutti, oggi è sabato 19 ottobre, tra meno di un'ora aprirà il Gran Galà dell'Alta Fedeltà di Milano e ho da raccontarvi una storia molto interessante, quasi pazzesca, che è iniziata però 3 giorni fa. Lo scorso 16 ottobre ero già a Milano e sono stato coinvolto da Epson nella presentazione della loro nuova gamma di proiettori home cinema, di cui vi racconteremo tra breve su AV Magazine. Ebbene, per i due sistemi principali, per le due installazioni principali, ho scelto di installare due sistemi con diffusori Zingali e con elettroniche Marantz, una multicanale e una stereo. Uno di questi sistemi era pilotato dal piccolo integrato con streamer Marantz Model M1, che di listino viene venduto a 990 euro. E mi sono divertito così tanto che mi sono appassionato del prodotto. Prodotto che ho restituito ieri sera, visto che venivo al Gran Galà, dove è presente anche Marantz Italy, ho restituito questo prodotto ieri sera. Ebbene, quando sono arrivato nella sala principale di Marantz Italy, che ne ha più di una questa volta, ho trovato un Roberto Pedrazzini particolarmente sconsolato, non tanto per i postumi di un'influenza che l'ha evidentemente devastato, ma per un problema che hanno avuto ieri sera. C'è stato probabilmente uno dei corrieri che si è divertito nel lancio dei pacchi e uno di questi pacchi era l'integrato Marantz Model 10, il nuovo integrato annunciato quest'estate, che abbiamo ammirato, non solo io ma in tanti, al Milano ai Fidelity al Meliá di qualche giorno fa, mentre pilotava in una delle sale più belle sicuramente della manifestazione una coppia di Bowers & Wilkins 702S3. Per il Gran Galà Marantz ha proprio esagerato e il Model 10 avrebbe dovuto pilotare le 801D4 Signature, il diffusore di punta di Bowers & Wilkins. Quando sono arrivato invece ho visto le 801 scollegate agli angoli della stanza e le 702S3, comunque bellissime, pilotate dall'integrato Marantz Model 50, che conosciamo molto bene, è un bel prodotto. Però diciamo che c'era evidentemente bisogno di qualcosa di più per muovere le 801. A quel punto, visto che avevo sotto braccio il Marantz M1, ho lanciato la sfida a Roberto Pedrazzini e gli ho chiesto di provare a pilotare le 801 D4 con il piccolino integrato streamer. Sì, ho sentito prima. Io non avevo capito, ma M1 con Signature è una delle più belle provocazioni, visto il risultato, che possiamo fare, visto quello che è successo. Il fratello maggiore, purtroppo, come diceva quel famoso comico, è spampato per colpa di un casino che è successo. Dai! E dai! Pensaci bene. 2,5 metri di tavolino con un fosso così. Dai! Vabbè. E ho fatto benissimo, perché quello che è successo ieri sera non solo ha dell'incredibile, ma è frutto anche un po' della follia sicuramente di Pedrazzini, che si è assunto un rischio non da poco. Perché il sistema in funzione qui al Gran Galà, con le 801 e il Marantz M1, non è soltanto sicuramente provocatorio, ma vale la pena davvero di essere ascoltato. E non è una situazione che capiterà molto spesso. Quindi, al di là di quello che troverete nelle altre sale, tutte grandissime, tutte ben suonanti, anche con più di un impianto, organizzatevi e venite qui all'Hotel NH Fiera di Milano. Però attenzione, avete tempo fino a domenica 20 ottobre alle 18. Io vi ho avvisato.